Le vicende del ciclo della Primula Rossa sono ambientate nel periodo della Rivoluzione francese, quando Robespierre e gli altri membri del Comitato di Salute Pubblica seminavano il terrore. Sfortunatamente per i tiranni, giunge in Francia una figura misteriosa a capo di una lega che si adopera per il benessere e la salvezza dei nobili. Questo enigmatico personaggio, acclamato dai nobili decaduti e dai nemici della Repubblica, firma le sue imprese con uno stemma molto particolare. Un piccolo fiore scarlatto per questo motivo è ormai conosciuto da tutti come la Primula Rossa. Nessuno può immaginare che dietro la maschera del valoroso e impavido eroe, che si fa beffe del nuovo governo francese, si nasconda la figura del nobile inglese Sir Percy Blackwood, da Merino incipriato fedele amico del principe di Galles. La Primula è il classico eroe orgoglioso, coraggioso e con gli occhi che sciolgono il cuore. Inoltre, la Primula è un riuscito, oltre che raro, esempio di eroe reazionario, fiero oppositore della barbarie rivoluzionaria nel nome dell'ansia e regina. Le imprese dell'abile e inafferrabile Primula sono state riproposte ai tempi del cinema in bianco e nero e, più recentemente, in un ciclo di film in cui